tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. A Fano una ragazza di 24 anni muore in ospedale durante il parto. Aveva detto ai medici di non sentire più muoversi il bimbo in grembo da due giorni. Marito e moglie ubriachi litigano in auto davanti alla figlia di 5 anni. Interviene la polizia che affida la piccola alla nonna, segnalata la madre. Si rompe una tubatura dell'acqua, allagati i campi vicino all'autostrada. Il maltempo rovina la festa ai sognatori, lo spettacolo delle stelle cadenti rinviato a domani sera quando il cielo sarà sereno. Sarà Don Luigi Ciotti, il sindaco del paese dei Balocchi, in programma dal 18 al 21 agosto a Bellocchi di Fano. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale sul canale 17 di Fano TV. Apriamo il telegiornale con la tragedia che si è consumata l'altra notte all'ospedale Santa Croce di Fano, dove una ragazza di 24 anni è morta, Carmen Zazzaro, la vedete tra poco, la vedrete nella fotografia, originaria di Fabriano ma residente a Mondavio, è morta dopo aver perso il bimbo che portava in grembo. Eccola qui l'immagine di Carmen Zazzaro, di 24 anni. La tragedia è avvenuta all'1:45 di notte. La donna, che era alla 39esima settimana di gravidanza, ha raccontato ieri mattina ai medici che da due giorni non sentiva più il bambino muoversi in grembo. Per questo il reparto di ostetricia, visti i risultati degli esami clinici effettuati sulla partoriente, ha deciso di avviare le procedure per l'induzione dell'uscita del feto per vie naturali. In presenza dell'anestesista di turno, intervenuto perché la paziente lamentava un aumento di dolori del travaglio, la donna ha improvvisamente perso conoscenza. Il successivo intervento di rianimazione, compiuto insieme al medico di guardia e all'ostetrica, con intubazione e altre manovre per 75 minuti complessivi, non hanno impedito purtroppo il decesso della giovane donna. La direzione Marche Nord, si legge ancora nella nota, ha repentinamente istituito una commissione interna di esperti per analizzare dettagliatamente tutto ciò che è accaduto e per fornire tutte le risposte alle inevitabili domande che un evento così raro ed imprevedibile possono porre. I familiari della ragazza deceduta hanno già presentato una denuncia alla magistratura. Gli agenti del commissariato di Fano hanno sorpreso l'altro ieri nella zona del Lido a Fano una coppia in evidente stato di ubriachezza mentre litigava pesantemente, mentre nei sedili posteriori dell'auto si trovava la figlia di lei di 5 anni. La donna rumena, 36 anni, di Urbino, lui romano, 36 anni, in villeggiatura a Fano. I due sono venuti alle mani per futili motivi, anche a causa dello stato di ubriachezza, senza curarsi però minimamente della presenza della bambina che appunto stava seduta nei sedili posteriori e che inevitabilmente si è impaurita delle urla e anche del sangue che usciva dal naso della mamma. Gli agenti hanno chiamato il 118 che ha condotto i due al pronto soccorso per le medicazioni e poi hanno consegnato la bambina tra le braccia della nonna materna. L'uomo e la donna, la coppia, è stata sanzionata per lo stato di ubriachezza molesta. La donna, che aveva un tasso di 2,3 di alcol nel sangue, è stata segnalata invece alla Procura della Repubblica dei Minori di Ancona. E adesso andiamo a vedere queste immagini, sono le immagini di una grossa tubatura che si è rotta questa mattina allagando tutti i campi circostanti vicino all'autostrada.
La condotta principale dell'acquedotto gestito da Marche Multiservizi, che parte dal potabilizzatore di Calcinelli e che serve tutta la provincia, ha subito una grossa rottura nella mattinata di oggi. Viste le notevoli dimensioni della condotta, migliaia e migliaia di metri cubi d'acqua in poco tempo hanno saturato il terreno e allagato i campi a valle ed iniziato ad entrare in scantinati e garage delle case circostanti. Gli abitanti hanno subito avvisato i vigili del fuoco, vicini appunto alla rottura, che hanno monitorizzato la situazione e attivato le squadre di Marche Multiservizi, che hanno provveduto a chiudere la valvola principale a monte della rottura per evitare ulteriori conseguenze. Io mi sono accorta stamattina alle 7, quando mi sono alzata, ho tirato su la serranda della finestra, ho visto sto gran lago d'acqua e poi ha chiamato mio genero, che era di sopra, e niente, poi ha chiamato l'ASET, sono dei pompieri, anche mio marito ci è andato. Dopo di un po' sono venuti, hanno guardato lì, ma adesso c'è il guaio. Guaio grosso. Grosso. Nel garage avete acqua però? È piena, ma poi viene giù dal muretto di cinta, e penetra giù, va tutta giù, si riempie ancora. Niente, così, non c'è niente di straordinario, abbiamo avvisato. Sono venuti loro, adesso devono venire qui. Il potabilizzatore di Calcinelli, da cui parte la condotta che serve sia Fano che Pesaro, è il principale della provincia. Quindi un'emergenza di estrema delicatezza che, come ci ha sottolineato al telefono Mauro Tiviroli, amministratore delegato di Marche Multiservizi, grazie alla tempestività di intervento e alla professionalità degli operatori non ha causato disservizi agli utenti. Una mano l'ha anche data il telecontrollo, che ha rilevato subito in centrale un calo di pressione, facendo scattare così l'allarme. I lavori sono stati portati avanti fino al tardo pomeriggio di oggi con una saldatura della condotta ed il successivo allagamento graduale della tubazione per non causare ciò che in gergo si chiama colpo d'ariete. Di agosto, San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti, una serata rovinata però dal maltempo. Notte di San Lorenzo, notte di stelle, notte di desideri. Notti, quelle di oggi e domani, passate all'aperto con il naso all'insù e una manciata di desideri in tasca da esprimere. E quest'anno preparatevene tanti, sì, perché alcune condizioni astrali favorevoli faranno sì che gli avvistamenti saranno maggiori rispetto al passato. Stelle cadenti, dicevamo, ma che in realtà non sono proprio delle stelle, ma detriti lasciati dalla scia di una cometa. In realtà diciamo che è il nome volgare che si dà nel linguaggio comune. In realtà si chiamano Perseidi e sono dei frammenti lasciati da una meteora che si chiama Swift-Tuttle, che prende il nome dai due scopritori, e la Terra, orbitando appunto attorno al Sole in queste serate particolari, si trova proprio ad incontrare questi detriti lasciati da questa meteora, che in realtà sono del ghiaccio sporco e altri detriti accumulati appunto nello spazio. Quindi in questo periodo si vedono questi frammenti e questi detriti che toccano l'atmosfera, pensate, con una velocità di 50 km al secondo, e sono molto piccoli, perché in realtà sono dei frammenti come un granello di sabbia, proprio perché abbiamo l'atmosfera che ci protegge. Per osservarla in questo periodo c'è il picco, ne vedono tantissime, pensate che se ne possono vedere dalle 150 a 200 meteore all'ora. E per osservarla occorre guardare in direzione nord-est. Nella costellazione di Perseo, ecco perché appunto vengono chiamate Perseidi, perché il punto da cui arrivano e sembrano arrivare le scie si trova proprio nella costellazione di Perseo. Il picco delle meteore lo avremo nella nottata tra l'11 e il 12 agosto, quindi, e grazie alla natura, potremo godere anche di qualche spettacolo aggiuntivo. Intanto non abbiamo, come l'anno scorso, la luna in fase di luna piena, quindi siamo ancora in fase di primo quarto, quindi fino al 14-15 di agosto se ne osservano tantissime, il cielo è poco luminoso, e poi sono visibili tutti i pianeti in questo periodo, quindi da dopo il tramonto sono visibili Venere e Giove, i due pianeti più luminosi visibili in cielo, subito bassi sull'orizzonte, Mercurio anche, il pianeta più piccolo del nostro sistema solare, e allineati abbiamo anche
Saturno e Marte, vicini alla bellissima stella Antares, naturalmente insieme alla Luna in fase di primo quarto. Quindi uno spettacolo esatto in cielo, veramente bellissimo. Noi siamo stati come gli antesignani su questa serie di iniziative, di questa serie di serate. Adesso vedo che ormai in tutto il territorio, sia provinciale che non, queste iniziative stanno aumentando di dismisura. La cosa ci fa assolutamente piacere, però ecco, noi diamo... continuiamo a dare molta professionalità su queste serate con i nostri operatori che spiegheranno in maniera molto precisa e puntuale su quello che si riesce, sperando il tempo, a vedere, e di conseguenza ecco, tutta la settimana di Ferragosto è proprio incentrata su questo aspetto della volta celeste alla sera. Bene, certo che se avete a disposizione uno strumento come questo, il compito e l'avvistamento risulta essere un po' più agevolato. Però magari munitevi di tanta pazienza, mettetevi in una posizione, come diceva Alessandra, e quindi insomma occhi al cielo e naturalmente tanti desideri a disposizione. E se il cielo ci ispira tante cose belle, per chi rimane coi piedi per terra c'è l'incubo del terremoto, e quando succede è sempre un guaio. E rimaniamo dunque al Museo del Balì, perché vedete. La sensazione che si prova subendo una scossa di terremoto, chi l'ha vissuta sulla propria pelle se lo ricorda benissimo e sa perfettamente quale stato d'animo si provi. Smarrimento, impotenza, sentirsi in balia degli eventi e non essere padroni della situazione e sperare che tutto si fermi il più presto possibile. Attimi interminabili in cui una vita ti passa davanti agli occhi. Ma cosa avviene esattamente? A quali sollecitazioni il nostro corpo viene sottoposto? Qual è la condizione che si vive per una scossa tellurica nei vari gradi della scala Mercalli e che differenza passa tra un grado 5 e un grado 7? Per provare in prima persona queste condizioni, al Museo del Balì, da ieri, 9 agosto, una postazione interattiva permetterà di sperimentare un vero e proprio terremoto con scosse di grado differente, sia sussultorie che ondulatorie. E ci troviamo su un simulatore di terremoti qui alla Villa del Balì. Ci sarà anche la possibilità di provare questa sensazione che alle volte prende le persone che sono sottoposte a questo fenomeno naturale. Adesso lo facciamo partire, ecco, vedete, in questo momento mi trovo sulla cabina e il tecnico mi ha detto che la scala che si sta verificando in questo momento è una scala 5, scala Richter 5. Insomma, questo è il simulatore di terremoti. Questo simulatore, nella nuova area dedicata alle scienze della Terra, sarà allestito in modo permanente e permetterà ai visitatori di sperimentare ciò che di solito si apprende sui libri. Questa installazione inoltre è anche in grado di riprodurre nella scala e nella durata le scosse dei terremoti già avvenuti in passato. E adesso la pagina degli eventi: dal 18 al 21 di agosto sarà Don Luigi Ciotti, il sindaco del paese dei Balocchi. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai, tu giocatore della volta e siamo in società, di noi ti vuoi fidare. Ogni anno un tema differente, ogni anno un sindaco diverso, ogni anno però la magia si ripete. Attraverso la fiaba e la metafora di Pinocchio, il paese dei Balocchi incanta sempre tutti. Il tema di quest'anno è la libertà, declinata in ogni sua forma e condizione, e il sindaco non poteva che essere una personalità che incarnava questi concetti. Il sindaco di quest'anno del paese dei Balocchi sarà Don Luigi Ciotti, fondatore di Abele e di Libera. Una vita spesa per combattere, denunciare e alimentare quel cambiamento culturale che può fare la differenza per contrastare tutte le mafie. La città di Fano, sin dal momento in cui abbiamo fondato il coordinamento di Pesaro d'Urbino di Libera, ha sempre mostrato una certa attenzione per quelle che sono le tematiche dell'antimafia sociale, della legalità democratica e l'iniziativa appunto di... Il paese dei Balocchi si inserisce comunque in una serie di eventi che si sono succeduti nel corso di questi anni.
tra cui appunto la marcia della memoria dell'impegno delle vittime di mafia del 21 marzo scorso, ma soprattutto una serie di progetti che vedono e interessano quelli che sono i beni confiscati. Gli elementi base però che hanno negli anni fatto la differenza per questa manifestazione ci sono sempre e sempre ci saranno, dato che sono l'elemento distintivo del paese dei balocchi, e chi ci viene anno dopo anno li vuole ritrovare per sé e per i propri bambini. Ma non mancano naturalmente le novità. Siamo continuamente alla ricerca della nostra unicità, che è quella che ci contraddistingue dalle altre manifestazioni. Infatti è molto più complicato organizzarla, perché ogni anno bisogna ripartire da capo, però anche questo è la grande soddisfazione, cioè quando riesce. Quest'anno il 22 agosto, se tutto andrà bene, saremo molto contenti, perché questo è veramente, c'è un grande lavoro e anche una grande soddisfazione. C'è questa novità veramente che mi piace molto, perché abbiamo coinvolto queste ragazzine di Bellocchi per costruire questa Balocchi TV. Quindi le nostre corrispondenti sono delle ragazzine tredicenni che hanno la stessa età del paese dei Balocchi, e quindi da lì possiamo capire anche la crescita del paese dei Balocchi, e quindi loro faranno presenteranno gli eventi, e quindi metteremo sui canali nei social network il loro prodotto. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo. Una manifestazione che per le sue peculiarità ha saputo varcare i confini della città e sbarcare alla Fiera del Libro di Torino, ha portato Fano e il suo territorio alla ribalta nazionale. Per questo la Regione Marche non ha voluto far mancare il suo sostegno. La Regione Marche crede in questa iniziativa, in questa manifestazione, il paese dei Balocchi, che ha raggiunto la sua 13ª edizione, perché è una manifestazione unica nella nostra regione, perché di iniziative, di feste, di sagre dove ci si diverte, si balla, si mangia, ce ne sono tantissime. Questa è la manifestazione invece dedicata ai bambini, dedicata ai ragazzi, dove ci sono laboratori, dove non solo ci si diverte, ma si fa anche un percorso culturale e di crescita. E poi anche perché questa manifestazione ha dei temi che vengono annualmente sviluppati, come per esempio l'alimentazione, il tema della difesa dell'acqua, del risparmio dell'acqua, della legalità. Quest'anno la presenza di Don Ciotti è sicuramente un evento eccezionale per le battaglie che ha condotto e che conduce continuamente nel nostro paese. Quando il vino dà spettacolo, venerdì 12 nell'azienda agraria Fiorini, che si trova a Barchi, decidi appassionati del vino Bianchello potranno partecipare ad una cena spettacolo in onore di questo prodotto del nostro territorio. Come si riesce a coniugare una cantina con l'arte del teatro? Insomma, qual è il trade union che mette insieme queste due espressioni anche artistiche, se vogliamo? Beh, la volontà sicuramente di creare un evento, insomma, in una bella cornice come il giardino, il parco, insomma, della nostra azienda, dove di solito, insomma, molti turisti e molti visitatori e molti amici vengono a degustare i nostri prodotti, e spesso, insomma, ci dicono: ma che bello, come si sta bene qui. E cioè, da lì è nata un po' questa questa idea di fare qualcosa, un intrattenimento che sia sempre di tipo culturale, però anche divertente. Faremo una cena coordinata dallo chef Massimo Biagiali del Giardino di San Lorenzo, che proporrà quindi in abbinamento ai nostri vini bianchi le sue specialità e soprattutto le sue materie, la sua ricerca di materiali, di materie tutte a chilometro zero e comunque di altissima qualità, abbinate appunto ai nostri bianchelli, perché white, be white è il tema della serata, be come bianchello, be come bianco, e appunto bianco come anche il dress code, perché insomma chiediamo a chi verrà a trovarci un abbigliamento che abbia un qualcosa di bianco. E ci sarà questo teatro delle isole di Pesaro che proporrà questa rappresentazione con riferimento alla battaglia sul Metauro, alla quale è legata anche la leggenda della nascita del Bianchello, però ce la proporrà appunto in una veste un pochino più divertente.
E adesso lo sport, parliamo di beach tennis, perché beach tennis mondiale, che vede sul tetto del mondo due giovani campionesse under 16, sono la fanese Elisa Fuligna, che in coppia con la pesarese Camilla Spadoni, lo scorso fine settimana sulla sabbia di Cervia, ha sconfitto la coppia riminese per il titolo mondiale under 16 sotto la guida del maestro Luca Cramarossa di Lucrezia Beach. Sempre del Lucrezia Beach, un altro fanese under 16 ha conquistato l'alloro nel giorno del suo compleanno nell'ambito della stessa competizione in coppia con il Cesenate Nicolò Bertagni. Il campione fanese era già campione iridato a squadre con l'Italia under 14 nel 2015 a Mosca a spese del Brasile. Complimenti davvero a tutti quanti. Allora, il telegiornale è finito, l'informazione torna domani mattina alle 7.30 in diretta con Occhio ai Giornali. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona serata.